Ciao ragazzi, oggi mettiamo le strisce adesive sui cerchi della BMW Serie 5. Le ho trovate argento, di un colore simile a quello della carrozzeria. Vediamo come stanno. Oh oh. No, questo video non doveva iniziare così. Niente ragazzi, non parte, batteria morta, ci vuole il piano B, facciamo il collegamento con i cavi con la X3. Che triboli, speriamo che sparta con la batteria caricata. Luce, luce. Cavi. Allora ragazzi, le ho posizionate così perché la BMW Serie 5 ha il polo positivo a sinistra, la batteria dell'X3 è messa centralmente nel baule, così i cavi fanno poco tragitto. Preferisco collegarla col polo posteriore che è sul motore che non posteriormente dove c'è la batteria, perché c'è da smontare un po' di pannelli e così l'accesso è molto più veloce. Le macchine sono veramente vicine, ce la dovremmo fare. Tutto millimetrico. Allora, ricordatevi che si collega sempre prima il lato positivo, quindi prima il rosso. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta giusta giusta, perfetta. Ora colleghiamo il polo negativo della batteria con un dado qualunque della macchina, tipo questo della barra oppure questo della sospensione, e speriamo che si carichi. Ok, abbiamo collegato tutto bene. Accendiamo l'X3. Tentativo numero 1 dopo 3-4 minuti che sono collegate. Vediamo se parte. No. Ancora non ci siamo. Aspettiamo ancora 5 minuti. Secondo tentativo. Speriamo bene. Andato, ma vieni, è andata, adesso ha tutte le spie del mondo accese. Però si dovrebbero resettare automaticamente, l'orologio ovvio. Bella ragazzi, ce l'abbiamo fatta, 5 minuti di carica, non di più. Adesso poi la teniamo un po' accesa e la usiamo oggi, che così si carica bene. Peccato perché questo vlog è stato stravolto, avevo in mente di fare un'altra cosa, comunque succede anche questo, bisogna improvvisare. Però c'ho una spia accesa.